Sì, prova, 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 prova. 1, 2, Go.3. Allora, buon pomeriggio, benvenuti all'Annunziatina. Siamo felici a nome di Fumetti e Popcorn di avervi qui questo pomeriggio con Alessandra Violè, direttrice artistica della storica rassegna pisana dedicata al fumetto, che quest'anno in collaborazione con il Cineclub Arsenale è diventato un progetto che esplora il rapporto tra cinema e fumetto. All'interno, però, per quest'estate abbiamo aperto Sì. degli appuntamenti per, esatto, Ad hoc, ad hoc, di per approfondimento. degli approfondimenti per ritornare anche a quelle che sono le origini della Sì, rassegna, che da sempre ha dato spazio a quelli che sono i giovani talenti del fumetto italiano. L'abbiamo chiamato questo spazio, che durerà su luglio, aperitivi aperitivo col giovane fumetto fumetto italiano. italiano. E stasera abbiamo un ospite d'eccezione. No, un ospite che a me ha fatto molto piacere avere qua, e cioè Eliana Albertini, perché già. A cui Perché? chiediamo di a, a cui a voi Infatti. chiediamo un applauso e a Eliana chiediamo di prendere il centro della scena. Perché già col suo primo fumetto lei si è imposta nel 2019 nel panorama del fumetto italiano. E stasera sono molto contenta che a moderarla sia la giornalista Virginia Sonfoni, perché è una moderatrice storica, delle moderatrici Esatto. storiche. Esatto, che arriva con tutta la storia. Buonasera. Si prende il doveroso applauso anche Virginia, che per l'appunto storicamente collabora con la rassegna. Ritroviamo Eliana per Anche le cose hanno bisogno, edito Rizzoli, uscito a marzo scorso. La ritroviamo, tra l'altro, ed è un piacere ritrovarla a pochi giorni, a qualche settimana dal festival dedicato appunto in memoria di Tono Pettinato, ad Andrea. Proprio perché Eliana è stata alunna in qualche modo anche di Andrea, di Tuono, quindi insomma diciamo che è un gradito ritorno a Pisa. Non vediamo l'ora di ascoltarvi per entrare in una storia buffa, molto particolare, emozionante, e vi cediamo la parola per un racconto, perché siamo molto molto curiosi di entrare fra le pagine del libro. Grazie. Grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti, grazie a Fumetti e Popcorn, Alessandra, Antonio, tutti gli organizzatori, l'Annunziatina che ci ospita, grazie Eliana per aver raccolto il Grazie. nostro invito. E entriamo nel racconto di Anche le cose hanno bisogno, che ha questo titolo dalla sintassi un po' bizzarra, del quale magari possiamo parlare più tardi, e che inizia. Grazie mille. Grazie. Inizia con una prima persona che è una specie di schiaffone al lettore e fa così. Le piccole cose mi tranquillizzano. Mi fanno sentire come se potessi incastrarmi tra di loro in qualsiasi momento, come se potessi trovare il mio giaciglio perfetto fra tutta quella plastica e carta e pelo e bottoni e occhi, per starmene lì, così, a vedere tutto il resto da una piccola posizione privilegiata. Vedere senza essere visti. Il rischio è solo quello di venire buttati via, per sbaglio o no. Ma chi lo sa che non sia pure quello un privilegio, vivere e morire, ma senza sentire assolutamente niente. Quindi la protagonista ci parla subito in prima persona. Scopriremo che è una protagonista molto molto diversa dalle cose alle quali pone attenzione, perché le cose che attirano l'attenzione di Agnese sono cose infinitamente piccole e che si perdono, come Agnese dice, tra quello che è il paesaggio della provincia e anche di questa location preferenziale dei lavori di Eliana, poi parleremo. Allora, la prima domanda è questa, se non fischio troppo, e perché la scelta di un personaggio che è Agnese, che è un personaggio particolare, che è un personaggio che non è accettato bene proprio per le sue particolarità, e che è un personaggio che si confessa
e che confessa parte della sua, delle sue fissazioni al lettore proprio nella prima pagina, restringendo come hai fatto, poi parleremo meglio della protagonista di questo libro, come hai fatto a scegliere proprio la prima persona, cioè perché hai pensato che Agnese dovesse raccontarsi sin dall'inizio, prima che inizino addirittura i disegni, in prima persona. Allora, diciamo che questa storia è partita tutta dalla costruzione di lei come personaggio. E, quando comunque ho avuto la possibilità di realizzare questa storia, avevo appena finito un altro libro, quindi ci è voluto un po' di tempo per capire cosa volessi dire in un altro libro, in un'altra storia, e quindi è stato un percorso abbastanza lungo in cui ho anche riflettuto molto sul fatto di fare le storie, fare libri. E, il libro precedente che avevo fatto era una storia molto più corale, non c'era un protagonista, e diciamo che il protagonista era più che altro il luogo in cui tutte le storie erano ambientate. Il libro precedente, che si chiama Malibu, esatto. Edito da Becco Giallo, sì. Se non sbaglio. E mi sono chiesta un po' anche su quale strada volessi proseguire, insomma. E non è stato facile, e quando ho provato a buttare giù delle idee per un'altra storia, la prima cosa che mi è venuta è stata proprio di scrivere di questa Agnese, cioè che non aveva questo nome, però è stata proprio una pagina di quaderno che ho scritto raccontando di, cioè, questa ragazza che fa questo lavoro e se ne va in giro. E quindi è nata dopo un periodo ben specifico, cioè il primo lockdown. Non so se questa cosa è stata automatica, nel senso di descrivere una ragazza, cioè io sono stata molto con me stessa in quel periodo, chiaramente come tutti, e quindi per la prima volta mi sono sentita di voler raccontare una persona piuttosto che tante persone in un luogo. E quindi tutto è partito da lei. E anche a livello di scrittura tutto è partito per cercare di raccontare un personaggio. Era una cosa che io non avevo mai fatto, di raccontare un personaggio, un protagonista, e mi sembrava abbastanza difficile, per cui anche per alleggerirmi questo compito che mi ero autodata, diciamo, la prima cosa che ho fatto è stata quella di scrivere un diario, come se fosse lei a scriverlo. E diciamo che io non ho l'abitudine di scrivere un diario, anche per conto mio, per cui ho cominciato a fare questa cosa come se io fossi Agnese, per cui la prima persona è venuta automatica, e non avevo mai riflettuto sul fatto che la prima cosa che compare è effettivamente la scrittura. E questo racconta forse anche un po' il processo di creazione della storia di lei come personaggio e di come ho cominciato a scrivere tutto quanto. Sì, e anche mi salterò completamente tutte le domande che avrei voluto farti adesso. Sì, perché mi dai un assist perfetto per fare una riflessione. La scrittura diaristica è quasi un soliloquio, anche i contenuti di questo diario, sì, dove Agnese racconta perché le piacciono le cose piccole, perché facendo la spazzina, lo possiamo dire, operatrice ecologica, comunque insomma va in giro e cammina per la città collezionando questi piccoli oggetti, queste piccole cose che nel suo punto di vista hanno bisogno. Essendo la scrittura, appunto una scrittura personale, probabilmente già il diario racconta una difficoltà di comunicazione all'esterno che in effetti esiste moltissimo in questo libro. La sequenza immediatamente successiva mostra Agnese, in realtà mostra i condomini del palazzo dove Agnese vive, che si lamentano
ferocemente con l'amministratore del condominio, perché dall'appartamento di Agnese comunque esce questa puzza di oggetti appunto raccolti per strada e di spazzatura. E questo, diciamo che questa circostanza, questo lavoro bizzarro, e anche questo che viene letto come bizzarro, così come insolito, inusuale, viene letto tutto il carattere, tutto in Agnese, ci porta un po' all'altro, se vogliamo, uno dei grandi temi del libro, che è la neurodiversità. Cioè, capiamo che comunque Agnese effettivamente ha quel tipo di lavoro, perché è un lavoro, è inserita socialmente in questo lavoro. La madre ha un rapporto un po' ruvido, diciamo, con le assistenti sociali, vorrebbe per la figlia un altro lavoro, e Agnese invece si trova benissimo con quello che fa, perché questo gli permette appunto di stare a contatto con le cose piccole. Quindi, se è vero che la circostanza del lockdown ti ha permesso, io ho visto altre presentazioni, ho ascoltato altre riflessioni di Eliana sul libro, però se ho capito bene, il fatto di essere chiusi tutti in casa e di avere la possibilità solo di passeggiare ti ha messo a contatto con una pratica, che è quella appunto di andare in giro e di soffermarti, come dici tra l'altro tra i ringraziamenti, ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato mentre raccoglievo degli oggetti da terra. Mi fermavo a caso, scusa un attimo. Vabbè, credo che sia qualcosa che in tempi forse diversi, però tutti abbiamo fatto. Cioè, è giusto che la nostra attenzione, credo sia giusto che la nostra attenzione venga catturata anche da cose apparentemente non importanti. E, la mia domanda è questa, cioè se c'è un transfer come autrice nel fatto di trovarsi per strada e di raccontare per strada a girovagare e di far appunto cadere l'attenzione su cose di poca importanza, e, cioè hai come empatizzato in qualche modo anche con una situazione, o essere riuscita a leggerla, cioè hai scelto che Agnese comunque fosse in qualche modo diversa, e come diversa in parte emarginata, perché è qualcosa che osservi, è qualcosa che nella provincia succede ovviamente anche nelle città, sì. Però ti interessava evidenziare questo aspetto, ti interessava evidenziare come viene trattata socialmente la diversità, come non viene accettata, anche se si tratta di effettivamente di svantaggio, cioè di neurodiversità. Sì. Allora, ho riflettuto molto su questo aspetto, nel senso che mi rendevo conto di aver collocato Agnese in una posizione specifica, cioè nel senso lei che è stata assunta dal comune come categoria protetta. Cioè, io non ho esperienza di questo tipo di situazione diretta, ce l'ho solo perché comunque io vengo da un paese piccolo, ho ambientato la storia in un paese piccolo e ho sempre visto, osservato dall'esterno questo tipo di situazioni. E c'è questa tendenza comunque a una persona che fa quel lavoro lì, in quel modo lì, è collocata. C'è uno stigma. Sì, esatto, c'è un giudizio, ma viene naturale, è quasi normale, no? Però quello che volevo fare era anche un po' ribaltare questa cosa, nel senso che io ho voluto raccontare Agnese come un personaggio, ma raccontarla come se fosse lei dalla parte della normalità, cioè nel senso lei è così, ma attraverso anche tutto il suo racconto di se stessa, della sua quasi autoanalisi che fa attraverso questo diario, cioè raccontare come lei si senta perfettamente ok, cioè lei sta bene col lavoro che fa, è serena con quello che fa, cerca comunque di capire qual è il suo rapporto con la società, perché comunque cerca di fare queste riflessioni, però comunque mi piaceva l'idea di raccontare di lei come una persona che sta bene con se stessa e con quello che le piace fare, e cerca di... Cioè, questa cosa lo dice a se stessa poi alla fine, perché non comunica con gli altri, però mi piaceva l'idea di trasmettere questa sensazione. E infatti è particolare perché, nonostante
appunto il tema sia servito su un piatto d'argento, non si parla al presente di un contrasto, di una sofferenza di Agnese rispetto a questo stigma o rispetto all'emarginazione l'emarginazione che si crea attorno al suo lavoro e attorno alla sua persona. Se ne parla solo come un flashback, cioè effettivamente c'è un momento nel libro nel quale Agnese ricorda di essere stata bullizzata, perché comunque sì, era un po' diversa dalle altre bambine, dalle altre bambine, e questa è una cosa che comunque succede anche se magari non sei, cioè comunque no, certo, sì, in quella, cioè comunque in un ambiente di provincia è molto facile essere emarginati. Sì. E quindi e questa scena, per esempio, questa sequenza del flashback che magari cerco e con un po' di fortuna trovo, hai scelto di inserirla, è come hai scelto di inserirla per chiarire quale fosse la situazione o per chiarire la sua storia, forse, o, sì, o non lo so, come autrice, forse ti è stato, non faccio proprio una domanda ingenua, ti è stato suggerito per dare rotondità al personaggio? Allora, quella è stata un po' una scelta. Ero arrivata a quel punto della storia in cui comunque Agnese raccoglie questo orsetto, okay, da terra, lo vede rotto, sta male per lui, lo vuole curare, diciamo. E in quel momento ho deciso di inserire questa scena in cui lei piccola si sente male per appunto per questa situazione in cui viene trattata male dalle altre bambine. Sì, perché riparando l'orsetto lei si punge in realtà, esatto, quindi si fa fisicamente si fa male, si taglia. E, è come se quel male fisico le ricordasse un po' un male interiore che comunque magari si porta dentro da tanto tempo. E che in quel momento lì della sua vita ha raggiunto un po', cioè fa parte di lei in un qualche modo, però è come se trovasse anche sempre un modo per curarlo, per curarsi e per dirsi che comunque è tutto ok, cioè anche se comunque ha passato queste situazioni è anche un po' un modo per andare avanti. Ho voluto metterlo in scena perché in quel momento lì mi sembrava fosse giusto anche raccontare qualcosa del suo passato per ridefinire meglio. Okay. È interessante perché l'orsetto diventa un po' un simbolo della sua ricerca e, se vogliamo, insomma, catarsi, perché lei lo vede, però poi insomma finisce il turno, va a casa e in mezzo alla notte dice: no, ma devo andarlo a prendere, quindi è come se andasse a ricercare l'orsetto, che è come lei dice, è rotto, no? come me, e sistemandolo probabilmente viene anche un po' a patti con la propria... Sì, è quasi un modo per autocurarsi, curare comunque un orsetto che è, certo, raccolto da terra, è quasi, sì, catartico anche per la sua situazione. Allora, prima parlavi della diciamo non del feedback, ma in ogni caso del rapporto che Agnese, che non è una persona particolarmente, cioè non è del tutto isolata, riesce a rapportarsi con gli altri. Ci sono un tot di personaggi in questo racconto, c'è la madre, per esempio, che, come abbiamo detto, è del tutto insoddisfatta di questo lavoro, che Agnese invece difende perché si trova bene con le cose piccole, con le cose invisibili, con le cose dimenticate, cioè che gli altri dimenticherebbero, diciamo, o tralascerebbero. E c'è un certo punto della storia, Agnese incontra un signore anziano, diciamo, che le confessa di avere tutta una collezione, cioè con il quale comunque ci sono dei punti di contatto, cioè ci sono dei punti di somiglianza. Anche questo signore effettivamente colleziona vecchi oggetti e la porta in questo garage dove le mostra, insomma, la collezione. Non mi ricordo se era un giostraio o una... tipo una fabbrica di giostre, okay, che è anche una roba tipica della zona, quindi comunque ho ripescato tutta una serie di... Un mood board. Esatto, sì, cioè, vado sempre a pescare da quelle situazioni. Però questo signore
volendo sul trasporto di questa affinità con questa giovane, e diciamo che ci prova in modo, cioè, comunque c'è una scena molto delicata nella quale questo l'abbraccia e capiamo che in realtà le sue intenzioni non sono così tanto nobili. E la mia domanda è, cioè, non c'è spietatezza, perché non è un romanzo sull'emarginazione delle categorie, cioè della diversità, diciamo, non è quello, non credo che sia quello che centralmente hai voluto raccontare, però mi sembra che in vari punti, e questo è quello più evidente probabilmente, tu abbia voluto difendere questa posizione e portare anche alla luce che abbiamo un problema con ciò che è invisibile e che ci rende anche talvolta, se non indifferenti, direttamente aggressivi. Sì, cioè questo è indubbiamente una cosa che ho messo dentro, anche, cioè, che mi porto dietro comunque, secondo me, in tutte le storie che cerco di raccontare, perché più che altro, cioè più che un quadro generale, ho sempre cercato di fare un quadro della società, del luogo in cui ambiento le storie in maniera naturale, perché comunque tutte le storie che scrivo sono ambientate in quel tipo di posto lì che conosco molto bene, cioè un piccolo paese di provincia in quel luogo specifico, per cui so esattamente quali sono le dinamiche che si sviluppano. E nel momento in cui ho immaginato di lei che può andare in giro per le strade, che comunque le strade che ho disegnato sono strade che esistono, perché, cioè, nella mia mente sono quelle, quindi quando mi serve un'angolatura specifica so qual è, so dove pescarla, e mi immagino le situazioni reali che possono, cioè anche se è tutto inventato, io ho immaginato che veramente sarebbe potuta succedere quella cosa lì, nel senso che un signore anziano vede la ragazzina un po' spersa e, cioè, in un qualche modo, se ha quell'approccio lì, cerca di approfittarsene. Ma perché è una cosa che può tranquillamente succedere anche nella realtà. Quindi, in un qualche modo, il fatto che non emerga proprio cioè la questione, o comunque che non ho mai voluto fare neanche una critica poi della situazione, o comunque di quella condizione per cui lei magari può essere il soggetto debole della cosa, perché in realtà quello che ho sempre cercato di fare è un ritratto di quello che può essere la realtà. E facendo un ritratto così da un punto di vista esterno, ho sempre sperato che non emergesse il giudizio poi della questione. E quindi sì, forse perché comunque, cioè anche a me è capitato che da ragazzina mi fermasse il signor anziano, mi chiedesse delle cose, e capisci che non era una situazione proprio normale, quindi comunque in un qualche modo vado sempre a ripescare da cose reali, da cose che posso aver vissuto, anche se non in maniera diretta, però mi viene sempre da inserirle, forse anche perché non ho così tanta fantasia da inventare le cose, cioè quindi... Quindi mi risulta comodo anche descrivere le cose così come possono succedere nella realtà. Ma mi sembra che c'è un modo un po' un modo molto umile di trattare il tuo lavoro e di minimizzare, di renderlo a misura di provincia, no? A misura di... rappresento la provincia e la società della provincia e le modalità di rapporto della provincia, perché quella provincia conosco bene e va benissimo. Però mi sembra anche che in questa provincia tu abbia saputo cogliere la poesia vera di questa provincia, cioè questa fascinazione che tu hai per gli oggetti piccoli che sono tutti sparsi in copertina e rappresentati adesso. Cioè, vorrei parlarne un po' dello stile, anche degli stili, delle scelte grafiche e di composizione che fai nel romanzo. Insomma, mi sembra che di questa temperatura della provincia, di questa atmosfera di provincia, tu apprezzi e che tu abbia saputo raccontare una caratteristica molto importante, che è la sua piccolezza, ma che è piena di poesia. E perché le cose hanno bisogno?
Beh, allora, a me piaceva molto... Hanno bisogno di essere raccontate, cioè, sì, in questo senso. Sì, cioè, a me piaceva molto l'idea anche del fatto che comunque risultasse lei come l'unica che si interessa veramente delle cose piccole, però, cioè, anche se comunque tutti intorno a lei non ne parlano, cioè, comunque la criticano e la giudicano come una persona fuori dagli schemi, che comunque può creare problemi, anche se in realtà non è vero, in realtà lei non è l'unica che parla delle cose piccole, cioè, tutti ne parlano, come il signore anziano che l'approccia e comunque le dice... Tutte queste cose sono i miei ricordi, o anche la signora anziana che cerca di liberarsi delle cose perché invece appunto sono i suoi ricordi e non li vuole tenere, e la madre che vorrebbe un futuro diverso per lei, ma in realtà è esattamente come lei, perché quando vede il nanetto da giardino che si rompe le piange il cuore. E quindi cioè non è solo quindi lei una questione che di vede sensibilità, sì, cioè in realtà pianese. Lei è giudicata per quello, ma tutti in realtà sono legati alle cose, come perché sono i ricordi, cioè rappresentano molto, soprattutto in certe situazioni, soprattutto, vabbè, ho disegnato molti anziani perché è quello che... Vabbè, perché sono accumulatori, certo, cioè, esatto. Hanno accumulato più oggetti. Esatto, però tutti hanno un rapporto con le cose che possiedono, per cui era proprio una riflessione su questo, cioè sul rapporto con le cose che hai, su quello che vorresti, quello che non vorresti avere, quello che le cose rappresentano per te quando le vedi, quindi... Sì, okay, è una bella riflessione. Non sì, l'avevo, ci non sarebbe, l'avevo colto, cioè, aspetto, diciamo questa che... un po' dipendenza dagli oggetti che sì, tutti abbiamo, non sì, solo Agnese. E comunque quando ovviamente pensavo a questi concetti erano delle, cioè comunque sono concetti su cui io personalmente potrei andare avanti a parlare per tantissimo, però era anche l'idea di raccogliere queste cose piccole in una storia che comunque è piccola, perché cioè comunque racconta di un piccolo spaccato della vita di una persona. È piccola, ma è disegnata in tanti modi sì, diversi, e questo è insomma abbastanza lampante. E quando dico in tanti modi diversi intendo proprio la linea, i colori, la composizione della pagina. Poco fa vi mostravo una pagina con oggetti isolati, che sono gli oggetti della signora che si è praticamente accollata agli oggetti del marito e se ne vuole disfare perché le portano ricordi. È un processo così estremo quello di differenziare così tanto, e soprattutto la scelta di isolarli, questi oggetti, di rappresentarli da soli, quindi fuori dalla gabbia, fuori dal testo verbale, cioè da soli, che mi è venuto da pensare che tu reifichi in qualche modo, cioè fai diventare oggetto qualsiasi elemento del racconto, la stessa scrittura nelle pagine del diario, sia per calligrafia, sia per fondo, che è scritto su una paginetta di quaderno strappata, diventa proprio un oggetto. E questa è insomma, mi è sembrata una grandissima intuizione. Sì, allora... E ci piacerebbe che ci fosse meno brusio e confusione, però ci piacerebbe se tu ci raccontassi che passaggi ci sono. Adesso, mentre io faccio vedere i diversi stili e le diverse appunto modalità del testo iconico, insomma, sì, del tuo libro. Allora, devo dire che questa, no, questa storia è nata in maniera abbastanza libera, appunto come ho detto prima, non sono partita nello scrivere una sceneggiatura classica, sono partita con lo scrivere questo diario, e quindi così come si è sviluppata molto liberamente la storia e la sceneggiatura, si è sviluppata molto liberamente anche la tecnica con cui ho deciso di rappresentarla. E questo un po' per agevolarmi proprio nella realizzazione del libro, perché, esatto, sì, no, anche proprio a livello manuale del farlo, perché sì,
perché avevo già fatto altri due libri e ero molto contenta, però avevo notato questa cosa un po' meccanica del fare tutte le tavole nello stesso modo, che mi aveva un po' appesantita, devo dire, nella realizzazione, cioè trovarsi a metà e dire ok, devo farne un'altra metà esattamente con questo stile, cercando di mantenerlo, perché poi è difficile quella cosa lì, che la prima tavola sia esattamente uguale all'ultima, perché magari nel frattempo ci prende un po' la mano, quindi cambia un po' anche il modo di disegnare, questa cosa succede abbastanza facilmente. E, per cui volevo sentirmi anche un po' più libera nella tecnica, e a me io normalmente uso molte tecniche perché in base al lavoro che devo fare mi piace capire qual è la tecnica che può rendere meglio quell'immagine lì o quella storia lì o quella sensazione lì. In questa storia in cui comunque mi piaceva l'idea di restituire l'idea, cioè di un personaggio comunque stratificato, con molte sfaccettature, e ho pensato che usare diverse tecniche fosse un modo utile per rendere lei proprio come personaggio, per rendere la storia, che comunque è piena di oggetti diversi fra di loro, di persone diverse fra di loro, e quindi mi divertiva l'idea di usare tante tecniche diverse. Comunque ci sono delle parti a fumetto classico, diciamo bianco e nero, e gli oggetti sono linea chiara, altre sì, no. Gli oggetti sono tutti disegnati quasi tutti a tempera, colorati, e ci sono dei cartelli che ho disegnato come se fossero proprio pescati dalla strada. Ritratto dell'orsetto, poi il quaderno l'ho effettivamente scritto e scansionato. E questa cosa del quaderno in realtà è super interessante, perché io quando non mi diverto con voi a presentare i fumetti lavoro a scuola e insegno lingue, e questi a livello didattico si chiamano realia. Cioè, okay. Tutti gli oggetti reali, mm-hmm. Dai quali si possono, cioè che possono essere usati a scopo didattico, ed è stato un momento d'attenzione, perché abbiamo parlato di scuola, quindi tutti stanno attenti, ed è dimostrato che quando si mette nel mezzo una spiegazione o comunque alla trasmissione di un contenuto, qualcosa che viene riconosciuto come vita, okay, come vissuto, e questo qualcosa è molto più eloquente che non una spiegazione. Okay. Per cui mi immagino che se il diario di Agnese fosse stato racchiuso nei balloon, magari sì, sarebbe arrivato molto meno di no, non trovarsi infatti questa la cosa, tua calligrafia. Questa cosa non la sapevo, però cioè, a me è sembrato molto più ovvio e naturale dire ok, questo è il questa è la pagina di diario così com'è, piuttosto che spiegarlo, cioè, perché è così come tante altre cose che ho deciso di disegnare, però soprattutto il diario, anche perché mi divertiva molto l'idea di scrivere un diario che fosse il suo, e quindi anche questa cosa di libertà nella scrittura, di scriverlo anche un po' sgrammaticato comunque, cioè con questo corsivo molto elementare, mi piaceva proprio l'idea di fare quella cosa lì, e quindi ho cercato anche di scrivere una storia che mi permettesse di fare quella cosa lì. No, perché dà comunque ancora più informazioni rispetto al personaggio, sì, cioè la sua ipotetica calligrafia, esatto, il suo modo di esprimersi, di parlare. Sì. Ce l'abbiamo insomma direttamente sì, sulla pagina. Infatti credo di aver più, cioè di aver messo più tempo, cioè piuttosto di trovare lei come di solito ci vuole molto tempo, sì, design, come disegnare una faccia, capire come disegnarla, e credo di aver fatto prima a disegnare la sua faccia, lei come persona, piuttosto della sua calligrafia. Mm-hmm. Cioè con la calligrafia ci ho messo un po' di più, forse, perché mi sembrava più, cioè, che rimanesse più impresso quello, forse, non lo so. Ok, infatti, visto che stiamo parlando di Agnese, lei è così grande, perché è veramente, insomma, imponente come figura rispetto alle cose così piccole, poi
nel libro ci sono anche dei momenti dove lei si sente e sì, la vediamo piccola come, come le cose, un po' Lilliput, un momento un po'. E, volevi creare, immagino, un contrasto, no? Tra, cioè si tratta di quello, di... Sì, in realtà... Di inserire una specie di ingenuità in un personaggio dal quale non, magari non ce l'aspettiamo perché la vediamo grande, diciamo, cresciuta. Sarà che forse, vabbè, io poi indubbiamente tendo a... Cioè, anche se comunque non è autobiografico questo libro, ovviamente ci ho messo dentro molte cose di me e non avevo mai riflettuto sul fatto che cioè anch'io sono molto alta e quindi c'è questa sensazione di sentirsi sempre un po'... Forse mi aspettavo che anche lei si sentisse un po'... a disagio. Cioè un po' extra rispetto magari a certe cose, a certe... C'è anche questa cosa che lei dice all'inizio, che le piace questa idea di nascondersi in mezzo alle cose, perché comunque non si sente mai veramente, si sente sempre un po' troppo esposta rispetto a quello che vorrebbe essere lei. Certo. E quindi c'è questa volontà di provare a essere più piccola, anche se non lo è, quindi anche questo suo rapporto con le cose piccole forse è un desiderio di sentirsi invisibile, esatto, un po', sì, o meno visibile. Sì, che non... sì. Senti, parliamo della spazzatura, perché insomma tra le cose piccole, ovviamente facendo, cioè, essendo Agnese Spazzina, stiamo parlando di cose piccole che sono residui, cioè che sono le cose che gli altri gettano, cioè che le persone gettano. C'è una bellissima pagina di diario nella quale Agnese spiega che guardando la spazzatura delle persone, le persone si possono conoscere davvero e che l'interno di un sacchetto della spazzatura dice appunto moltissime cose su chi siamo. Già questo, insomma, su questo concetto potremmo dilungarci moltissimo, no? Perché insomma, voglio dire, è facile anche il contrario, no? Dire vabbè, che siamo non siamo più ciò che mangiamo, ma siamo ciò che gettiamo, sì, no? Quindi, però la cosa si fa ancora più interessante perché c'è uno dei personaggi dei quali parlavamo prima, la signora che si trova con gli oggetti che non vuole, che ha tutta una serie di opere d'arte anche di noto pittore. Quindi c'è per caso un accenno alla rubbish art o comunque al fatto che anche l'arte possa essere spazzatura? O... Sì, allora quello... Cioè, quella parte forse ti sei divertita. Sì, fare... sì, perché allora gli devo dire che ho un po' barato perché ho inserito delle cose che già avevo fatto. Cioè comunque il concetto di inserire questa cosa, di liberarsi di quadri, era già tutta una roba su cui avevo fatto una riflessione, diciamo. Parto proprio dal principio, nel senso che tutto era partito da io che avevo bisogno di cercare delle cose per la casa e le cercavo su Marketplace di Facebook. Vedevo molto spesso che quando cercavi cose per la casa, in vendita c'erano tantissimi quadri, cioè proprio opere d'arte, ma opere d'arte, sì, quadri, veri quadri, venduti dai 15 ai 20 ai 30 euro, insomma, però... Esatto, tutti erano, cioè i titoli erano tutti molto opera di noto pittore, opera di quotato pittore, però alla fine erano i pittori quelli di paese, insomma, e mi era, cioè questa cosa mi aveva divertita molto, per cui cioè, ho avuto un periodo... Piacerà a tutti, piccolo gatto bianco seduto su spiaggia tormentata, opera di noto pittore. Come nuovo in vendita su Marketplace. E vabbè, poi in realtà questa è una cosa che veramente ho fatto, nel senso che ho venduto una serie di quadri su Marketplace con esattamente quelle descrizioni lì, opera di noto pittore, piccolo gatto bianco, ed era un piccolo gatto bianco. Cioè, quella cosa lì è successa veramente molto prima che io decidessi di inserirla nel libro. E, siccome c'era tutta quella cosa lì un po' già fatta, ho detto ma perché non sfruttarla e inserirla nella storia, per cui ci stava comunque molto bene in tutto il racconto delle cose date via,
perché comunque anche quando vedevo questi quadri venduti era palesemente un voler svuotare la casa della nonna che non c'è più e quindi liberarsi di tutte queste croste accumulate negli anni. Cioè questa cosa, gli oggetti ci sopravvivono. Ah, è quello, cioè, quella è stata una cosa su cui ho riflettuto tantissimo facendo questo libro e soprattutto dopo aver letto un libro di Chatwin che si chiama Utz, e che il protagonista di questo libro è un collezionista proprio di porcellane, lo fa in una maniera quasi malsana e c'è molto questa riflessione degli oggetti che ci sopravvivono. E infatti anche alla fine, quando comunque questa è una riflessione che forse ho messo un po' più alla fine del libro, quando Agnese ha un incidente e si rende conto che è lei che in quel momento deve essere raccolta e dice ok, forse noi siamo un po' più fragili di tutte queste cose che sembrano così piccole, che ci circondano e che ci sembrano così fragili, ma forse noi lo siamo anche di più. E quindi questa è una cosa su cui ho pensato molto e l'ho inserita in questo modo qui, anche tranquillizzandomi del fatto che ok, hai concluso questa riflessione in questo modo qui, perché se no è una cosa su cui potresti pensare all'infinito senza venirne mai a capo poi alla fine. Senti, chiudiamo con il nostro, con l'appuntamento che ti ho lanciato ieri mentre insomma scrollavo su Instagram e non so come, perché il logaritmo è potentissimo, le vie del logaritmo sono oscure ma molto ramificate. Insta della spesa, non lo so, io ho trovato questo canale Instagram con tutte le liste della spesa raccolte, fotografate per terra, pagina che ce l'avevo davanti, però insomma voglio dire una mania evidentemente condivisa. È bella la lista della spesa perché non sono oggetti, ma è proprio verbalizzazione. Sì, esatto, una verbalizzazione. Però oggetti. Poi anche la lista di per sé è un oggetto. Perché sono tutte diverse. Cioè, le raccolte. Per allora, guarda, vorrei dirti che quella pagina Instagram lì l'ho aperta io, ma non è vero. In realtà no, perché quando l'ho scoperta io avevo già tipo un pacco così grosso di liste che avevo raccolto. Quindi ho detto, ah, guarda, mannaggia. Cioè qualcuno ha avuto l'idea. No, quella è una cosa che ho cominciato a fare. Forse le prime che ho tenuto erano quelle di mia nonna e mia madre, insomma. Però automaticamente quando ne trovavo una dimenticata nel carrello, più che la voglia di buttarla via, c'avevo voglia di tenerla, e quindi... Perché sono piene di informazioni, ci esatto, sono tutte le sgrammaticature, le calligrafie. Cioè... Poi per tanti anni le ho tenute pensando chissà cosa potrò farci, e me le sono giocate così, inserendole in questo libro, però ci stavano, insomma. Benissimo. Domande? Evviva, vuoi venire, vuoi fare la passerella? Dai. Noto pittore, secondo me tornerà. Io conto di trovare altre opere abbandonate in qualche garage da riportare alla luce. Quindi sì. Così è un po' un'archeologia urbana. Sì. Vabbè, di provincia, però insomma. Sì, poi tutta questa riflessione sull'arte, insomma. Noto pittore, non era un esperto di arte, però semplicemente la faceva, quindi in maniera molto libera. Il gatto bianco sulla spiaggia tormentata è un soggetto da... Non lo so questo non lo so. Per adesso non sono in programma, però boh. Vogliamo aggiungere qualcosa? Ci vuoi dire se stai lavorando a un altro libro? Ok. Ma così subito di botto? Sì, in realtà sì. Sto facendo un altro libro, per la prima volta è un libro che non ho scritto io. Quindi sto facendo questa prova
Fiction o non fiction? Fiction, sì. Okay. Sì, sì. Sempre una buona notizia. Sì, infatti sono contenta che sia comunque una cosa molto diversa da... cioè una cosa molto diversa da questo, e cioè una cosa che comunque ho sempre fatto alla fine, di fare un libro completamente diverso da quello precedente, e non dico che magari non ritornerò sulle stesse cose, però mi serve anche un po' cambiare per avere una spinta, insomma, per fare, perché comunque un libro esplorare. È un lavoro abbastanza lungo, e quindi sì. Lo aspettiamo nel 2023? No, già quest'anno. 2022. Ah, davvero? Sì. Allora dobbiamo aspettare sì, pochissimo. Sì, è una roba, sì, sì. Che bello. Ottobre. Allì, ci vediamo a Lucca. Sì, esatto. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Ah no, scusa, un'altra domanda. Generalmente, che bello. Addirittura... No, 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 ma in realtà non li ho venduti a 20 euro, a un po' di più, e a 60. Ma è noto pittore, poi... Domani sarà impossibile collegarsi al marketplace, sì, perché infatti... saremo tutti lì a caricare ma le mi sa nostre che, tipo, secondo me, poi, allora, avevo messo i quadri come, cioè, segnati come venduti, non so se poi automaticamente... si sono cancellati, non lo so, ma secondo me se qualcuno scrive noto pittore su marketplace qualcosa salta fuori ancora, cioè tipo segnato come venduto, secondo me sì, cioè tipo boh, c'era piccione con cappello da cowboy, robe di questo tipo, qualcosa si trova, eh? Sì, 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 cioè le ho riportate pari pari. No, no, cioè potrei fare solo quello. A fare i quadri, totale, cioè. E, guarda, ti dirò che alcuni non so dove sono andati a finire. Cioè, li ho spediti, ma non so molto bene dove sono andati a finire. Forse sono rivenduti a tipo 150 adesso, non lo so. Ci sarà un'altra mandata. 2023. È il catalogo, esatto, c'è anche il catalogo ovviamente della mostra, perché poi c'è questa cosa di marketplace, era perché era il periodo in cui non c'erano gli eventi, perché non si poteva fare niente. E quindi invece di fare una mostra fisica è stata una specie di mostra online su marketplace. Vabbè. Benissimo, adesso che ringraziamo Eliana per il suo libro e per averci svelato i segreti delle vendite online. Grazie ancora. Sì, ovviamente. Eliana si siede, non qua sul palco dell'Annunziatina, ma in un tavolo così più vicino a voi, e firma le copie del suo libro in attesa di vedere il prossimo. Grazie ancora.